Il baldacchino di San Pietro fu progettato da Gian Lorenzo Bernini, che è uno dei più grandi artisti italiani di tutta la storia dell'arte. Lo incominciò nel 1624 per terminarlo nel 1633. Il baldacchino di San Pietro fu voluto da un papa, e in particolare da Papa Urbano VIII, che in realtà fu uno dei massimi protettori di Gian Lorenzo Bernini. Diciamo che quasi tutte le opere d'arte che si trovano a Roma, che furono progettate da Gian Lorenzo Bernini, furono volute da Papa Urbano VIII. Una delle più grandi difficoltà nella costruzione di questo baldacchino stava nella capacità di riuscire a non creare una struttura troppo pesante. Questo perché il baldacchino doveva integrarsi perfettamente all'interno di quello che era lo spazio della chiesa, che era lo spazio in realtà progettato precedentemente da Michelangelo. Gian Lorenzo Bernini quindi si trova ad affrontare una sfida abbastanza difficile, e in particolare lui, anziché utilizzare la muratura, utilizza dei materiali totalmente nuovi per la costruzione di un baldacchino, e si tratta del legno e del bronzo. Come lo costruisce? Lo costruisce realizzando quattro grandi basamenti realizzati in marmi colorati, sui quali poggiano delle colonne molto particolari. Queste colonne sono delle colonne realizzate con un movimento a spirale, e in particolare in architettura questo tipo di colonna è detta colonna tortile. Grazie alle colonne tortili, infatti, Gian Lorenzo Bernini riesce a snellire questa struttura, che con l'impiego di colonne differenti sarebbe risultata troppo pesante. Sopra le colonne tortili troviamo dei dadi che ricordano in realtà degli elementi architettonici dell'architettura bizantina. Inoltre anche la trabeazione, che è concava verso l'interno, appare molto leggera, appare preziosa, appare proprio in modo da ricordare in realtà le stoffe, perché in realtà era questo che Gian Lorenzo Bernini voleva fare, voleva realizzare una struttura che ricordasse proprio i baldacchini in tessuto. E la copertura del baldacchino di San Pietro è frutto di una collaborazione felicissima, e in realtà una collaborazione che troviamo ripetuta solamente una volta, cioè proprio nel baldacchino di San Pietro, e si tratta della collaborazione tra Gian Lorenzo Bernini e il suo più acerrimo nemico, che era Francesco Borromini. I due artisti elaborano una copertura che, anziché essere con un tetto classico o comunque con una cupola, è una copertura realizzata con quattro enormi volute foggiate a dorso di delfino, e queste si elevano dai quattro angoli della struttura convergendo in un punto centrale, dando quindi uno slancio proprio alla struttura. E la straordinarietà di questo monumento meraviglioso di Gian Lorenzo Bernini è proprio nella capacità di riuscire a integrarsi in maniera totalmente armonica all'interno dello spazio michelangiolesco. Infatti, nonostante le colossali dimensioni, infatti è alto ben 28 metri e mezzo, in realtà alla vista ci appare molto esile, molto proporzionato. Le colonne tortili, come vi ho detto, conferiscono grande slancio alla struttura, ed inoltre anche il contrasto tra il bronzo e i marmi circostanti, che appaiono bianchi, contribuiscono a creare un'illusione ottica notevole. Conferisce una sensazione di leggerezza e di armonia proprio nell'insieme. E il baldacchino di San Pietro costituisce quindi uno dei più significativi esempi di come l'arte barocca riesca a far interagire al suo interno le diverse arti, e riesca inoltre a far convergere e convivere al suo interno anche i più differenti materiali.